Ultime notizie in casa Inter. Non crederete a quello che ha detto Beppe Marotta su Simone Inzaghi? Io proprio non ci credevo, e oggi lo condivido con voi. Ma prima voglio darti il benvenuto nel nostro canale di notizie sull'Inter, dove ci sono aggiornamenti quotidiani da queste parti. Quindi, se sei un tifoso nerazzurro, ti invito ad iscriverti al nostro canale, così sarai informato insieme a noi su tutto ciò che accade nel miglior club d'Italia. Senza ulteriori indugi, passiamo alle notizie. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è stato enfatico durante la sua partecipazione all'evento Il Foglio Sportivo a San Siro quando ha dichiarato che Simone Inzaghi sarà l'allenatore del club la prossima stagione. Marotta, inoltre, ha chiarito che il portiere Andrea Onana, ipotizzato in diversi club europei, non è in vendita. Durante l'evento, Marotta ha evidenziato l'approccio della squadra nel 2-0 sul Milan nell'andata della semifinale di Champions League e ha affermato che ciò che conta è la prestazione, non solo il risultato. Inoltre, l'allenatore ha elogiato la firma di giocatori liberi, come Edin Dzeko e Henrik Mkhitaryan, che si sono distinti nella squadra in questa stagione. Metti mi piace al video per restare informato sulle novità dell'Inter. Sulla possibilità che Onana lasci il club, Marotta ha detto che il portiere non è in mercato e che non c'è stata alcuna offerta per il giocatore. Il direttore esecutivo dell'Inter ha anche sottolineato l'importanza della professionalità e del duro lavoro per il successo della squadra. Marotta ha lamentato la caduta della Sampdoria nella seconda divisione del calcio italiano e ha ricordato momenti di amicizia con il compianto giornalista Gianni Perrone. Ha anche commentato l'addio di Antonio Conte dal Tottenham e sottolineato l'importanza di Luciano Spalletti, allenatore che ha vinto il campionato italiano con l'Inter in questa stagione. Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Beppe Marotta e della situazione di Onana? Commenta qui sotto.